Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly, lui è Kent, entrambi vi diciamo buone feste e sapevate che io e Bill Gates abbiamo qualcosa in comune? Ve lo dico dopo la sigla. William Henry Gates III, per gli amici Bill Gates, fondatore di Microsoft, nonché suo presidente onorario. Pensa un po', non solo io e lui condividiamo la passione per l'informatica, ma addirittura io e lui abbiamo un canale YouTube, ok, il suo forse è un tantinello più conosciuto del mio, e tutti e due abbiamo fatto per esempio la Ice Bucket Challenge. Anzi, vi lascio la sua linkata sul doobly-doo e sulla scheda se non avete visto quel video, che è molto divertente perché mostra un po' anche la grande ironia con cui Bill Gates riesce a prendersi in giro da solo. Ma non è solo una questione di ironia, oggi vi voglio parlare di Bill Gates proprio per qualcosa di molto particolare che lo riguarda. Bill Gates è una delle persone più ricche del mondo, eppure è una persona estremamente impegnata nell'ambito sociale già da molto tempo. Lui e la moglie hanno creato una fondazione, la Bill & Melinda Gates Foundation. Con questa fondazione hanno sostenuto e sostengono progetti di ricerca mirati alla soluzione dei problemi di salute nel mondo, mirati alla soluzione di problemi di igiene nel mondo, mirati alla produzione di energia in maniera pulita e sostenibile, mirati alla diffusione della cultura e alla scolarizzazione, a quella che si chiama in inglese la education. Ed è tantissima roba tutta quanta da una sola persona, ma bisogna conoscere Bill Gates per poter apprezzare tutto quello che fa e il modo in cui si sa mettere in gioco. Ecco che, per farvi capire un po' di che cosa stiamo parlando, comincerò innanzitutto col segnalarvi il canale YouTube di Bill Gates sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, se non lo sapevate già, che c'era questo canale. Il canale una volta si chiamava The Gates Notes, come il blog di Bill Gates, adesso si chiama semplicemente Bill Gates, e non ha ancora, ad oggi che sto girando, la spunta di verifica. Congratulazioni YouTube, dai la spunta di verifica ai gamer e non la dai a Bill Gates in persona. Comunque, voglio segnalarvi alcuni video, perché io seguo il blog The Gates Notes da molto tempo, e il fatto che seguo anche il canale YouTube di Bill Gates, devo dire che non è un canale in cui vengono pubblicati video giornalmente, dove vengono pubblicati dei video molto particolari o dei video che potrebbero andare nelle tendenze, però ogni volta vengono pubblicati dei video che soprattutto lasciano pensare moltissimo, dei video in cui si mostrano dei progetti o delle situazioni, ma soprattutto che lasciano pensare, che fanno riflettere, che è lo scopo della fondazione Bill & Melinda Gates Foundation, non solo di sostenere dei piani e dei progetti di ricerca, ma anche di far riflettere su qual è la situazione nel mondo, perché è facile dire sì, c'è povertà, sì, c'è fame, sì, ci sono problemi di igiene. Il difficile è toccare con mano quali sono questi problemi e cominciare a mettersi in gioco per cercare delle soluzioni. Bill Gates si è messo in gioco nell'Ice Bucket Challenge per parlare della SLA, per parlare della malattia, e Bill Gates si è messo in gioco tante volte per tante cose. Ora, un altro video che vi voglio segnalare del canale YouTube di Bill Gates è un altro video che diventò virale, come quello della sua Ice Bucket Challenge. Diventò virale in fondo per il gesto di bere un bicchiere d'acqua che viene da un circuito che ha elaborato acqua di fogna. Ma l'interessante non è naturalmente solo il gesto di aprire il rubinetto e bere dell'acqua che viene fuori da un multiprocessore per rifiuti fognari. È il multiprocessore per rifiuti fognari. E questo circuito pazzesco, cominciamo, il Gianichi Multiprocessor, vi lascio il video linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Stiamo parlando di uno strumento molto compatto, che può essere quindi portato nei paesi in via di sviluppo, può essere acquistato dagli imprenditori locali a un costo molto basso, ma soprattutto per quale scopo uno dovrebbe comprare questo affare? Questo circuito, questo multiprocessore, è un sistema che permette a un imprenditore di guadagnare in più modi. Innanzitutto, una volta acquistato, una volta fatto un investimento per acquistarlo, cosa si fa? Si riceve
quello che è lo scarico fognario, quello che è la fanghiglia fognaria, quella che viene fuori, non so, dalle fosse biologiche, dalle fosse IMOF, riceve in ingresso questi materiali di scarto, quindi innanzitutto l'imprenditore può venire pagato per permettere di scaricare questo materiale all'interno del multiprocessore. Il materiale entra nel multiprocessore, viene trattato termicamente, la prima cosa che avviene a livello di trattamento termico è quello di essiccare il materiale, raccogliendo l'acqua. L'acqua viene raccolta sotto forma di vapore, il vapore viene utilizzato per far muovere delle turbine che producono corrente elettrica, la corrente elettrica prodotta da queste turbine serve a sostenere il multiprocessore, e la corrente elettrica aggiuntiva, che non serve a sostenere il multiprocessore, è corrente elettrica che può essere venduta all'esterno, e quindi ecco un'altra forma di guadagno. Non solo il guadagno perché ci si fa scaricare l'acqua di fogna, ma si rivende corrente elettrica. Il vapore, quando ha finito il suo ciclo, viene microfiltrato e diventa acqua purificata che può essere bevuta, quindi acqua potabile che può essere inclusa anche questa nel circuito dell'acquedotto, ecco un'altra forma di guadagno. E infine il materiale essiccato viene inserito in un'opportuna fornace e viene bruciato. Bruciando questo materiale fortemente essiccato si ottiene il calore che serve a produrre il vapore, a portare avanti la situazione, e quello che si ottiene in uscita è della cenere inerte. Questa cenere inerte può essere utilizzata come fertilizzante, perché è molto ricca di composti azotati e di metalli, oppure può essere utilizzata nell'ambito edilizio, nell'ambito delle costruzioni, quindi anche questa cenere non è più uno scarto, ma diventa anche un'altra cosa che può essere venduta. Ecco che l'imprenditore che fa l'investimento di acquistare questo multiprocessore si ritrova per le mani un apparecchio che gli permette di guadagnare. Quando riceve lo scarico fognario che va all'ingresso, con la produzione di acqua potabile gli permette di guadagnare, con la produzione di energia elettrica gli permette di guadagnare, con la produzione di cenere. E soprattutto, al di là del discorso di avere la possibilità di guadagnare, che cosa otteniamo positivamente? Di recuperare scarichi fognari che altrimenti andrebbero a finire chissà dove, andrebbero a finire nell'acqua, a contaminare l'acqua. Otteniamo dell'acqua pulita, dell'acqua sicura da bere, otteniamo delle ceneri, quindi otteniamo delle strutture inerti e non qualcosa con un'alta carica batterica che può essere a rischio di infezioni. Ecco un progetto molto molto interessante. Ci sono tantissimi di questi progetti che sono stati sostenuti e vengono sostenuti tuttora dalla Bill e Melinda Gates Foundation, progetti per quanto concerne appunto il funzionamento dei sistemi fognari. Ci sono luoghi dove non c'è un facile accesso a un sistema fognario, non dimentichiamolo, perché non è un semplice detto, non è una semplice frase messa lì in un meme, è una frase molto importante. Ci sono persone nel mondo che hanno più facilmente accesso a un telefonino cellulare che a un gabinetto funzionante. È qualcosa di allucinante, noi lo diamo per scontato. Io in casa mia ho addirittura due bagni, ho due gabinetti funzionanti. Ci sono persone che hanno un solo gabinetto per tutto il villaggio. Quindi è qualcosa di veramente incredibile a pensarci seriamente, non a soffermarsi a dire sì sì certo è una cosa importante, ma soffermandosi a riflettere, che è quello che ci invita a fare Bill Gates. Questo è qualcosa di veramente allucinante. E arriviamo al discorso delle malattie, lo facciamo con un video un po' ironico che vuole richiamare l'attenzione su questa situazione. Sapete pronunciare i nomi di queste malattie? Video che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Ci sono delle malattie tropicali anche dimenticate dal mondo occidentale, da nomi terrificanti, nomi veramente impronunciabili sotto molte cose. Sono nomi in inglese, ma in italiano non è che cambia molto. Ma il fatto che siano cose difficili da pronunciare non toglie che sono soprattutto cose difficili da eradicare, e bisogna tenere a mente che ci sono queste malattie, che bisogna combattere e trovare modi di risolvere i problemi di queste malattie, trovare il modo di creare una maggiore conoscenza sull'esistenza di questi rischi e su come evitare questi rischi. Lui è Bill Gates, vi invito a dare un'occhiata al suo canale YouTube, vi invito anche a dare un'occhiata al blog The Gate Notes. Ne avevo già parlato, per esempio, quando Bill Gates fece la domanda: secondo voi qual è l'animale più pericoloso al mondo? E ci diceva:
Ma io all'inizio, pensando alla pericolosità intrinseca, ho immaginato, non so, magari sarà lo squalo, magari sarà il coccodrillo, ma se dobbiamo considerare la pericolosità in base al numero di vittime umane che si registrano ogni anno per colpa di questo animale, allora la risposta lascia tutti interdetti per un attimo. Perché non è lo squalo, non è il coccodrillo, non è chissà quale serpente velenoso, è la zanzara. E sembra un problema così piccolo, eppure un problema così enorme. Di nuovo, qualcosa che lascia riflettere. Bene ragazzi, io sono Grizzly, questa puntata di Diario di Viaggio on the road voleva essere dedicata alla figura di Bill Gates e al suo impegno per il sociale. Spero di essere riuscito a farvi riflettere un po' anche io. Se ci sono riuscito, vi ricordo di fare pollice in alto, di condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Inoltre, se mi seguite anche sul canale Telegram, ve lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!